Molitva za zdravlje duše i tijela. Radi guarigione dell'anima e del corpo. Bog je tako ljubio svijet. Tanto ha amato il mondo di mandare il suo genito. Gospodine Isuse Kriste. Cristo. Sei venuto nel mondo per mostrarci quanto è grande di Dio verso l'uomo. Sei venuto per mostrare all'uomo la pienezza della vita e al centro della tua opera, Signore, è proprio l'uomo. To si nam pokazao. Ce l'hai mostrato tantissime volte. Tako u evangelijima čitamo. Leggiamo nei Vangeli che tu hai compiuto vari miracoli, prodigi, per mostrare la tua potenza divina e per portare la salvezza a ciascuno di noi. Hvala ti, Gospodine. Grazie, Signore. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Hvala Kriste. Jackie. Gospodine Isuse Kriste, Tvoje nas riječi i Tvoja parole e le Tue opere smisao života u ljubavi. Ci dicono che il senso della vita è nell'amore. Ci mostri che l'uomo si può realizzare completamente soltanto nell'amore verso Dio e verso il prossimo. L'uomo è chiamato a servire due comandamenti d'amore, amare Dio e amare il prossimo. Ci ha invitato, Signore, di imitare l'esempio che Tu ci hai mostrato. Najveće svjedočanstvo ljubavi. Ci hai lasciato la testimonianza più grande d'amore, cioè dare la propria vita per gli altri. Signore Gesù, il tuo amore non conosce i limiti, va verso fine, fino alla morte, la morte sulla croce. Grazie, Signore, per questo amore. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, ti accoglio Gesù, ti accoglio Gesù, ti accoglio. Ti accoglio, Gesù, ti accoglio, Gesù. Gospodine Isuse Kriste. Signore Gesù Cristo, stasera ci siamo radunati attorno a Te per pregarti tante cose.
chiederti tante cose. Soprattutto desideriamo chiederti di insegnarci ad amare, così come tu l'hai fatto, per poter diventare i tuoi veri discepoli. Signore, siamo coscienti di aver bisogno del tuo aiuto, perché le nostre malattie, le nostre difficoltà ci impediscono di abbandonarci completamente a te e non riusciamo ad amarti né te né i nostri cari. Perciò desideriamo pregarti, Signore, di donarci la salute dell'anima e del corpo. Questo ti preghiamo, Signore, affinché liberi da tutto possiamo amarti ancora di più ed imitarti. Grazie, Signore. E benedica voi, vostre famiglie, coloro che sono nella vostra preghiera, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.